Samuel Perón si è visto improvvisamente cambiare la vita a causa della malattia e morte della sua cara mamma. Samuel Perón, storico ballerino di Ballando con le Stelle, ha visto la sua vita stravolta a seguito della scomparsa della mamma. Scopriamo di seguito tutto sulle sue vicende familiari. Mamma morta per una malattia, era la mia prima fan. Queste sono le parole accorate di Samuel Perón, sofferente per la prematura scomparsa di sua madre. Cosa ha avuto la donna e quali sono state le cause della sua morte? Ecco tutti i dettagli. La malattia della madre di Simón Perón che ha sconvolto la sua vita. Abituati a vederlo sempre sorridente e volteggiare in pista da ballo con grande passione, difficilmente riusciamo a pensare a Samuel Perón come una persona affranta. Eppure è quello che accade a tutti con la dolorosa perdita di una persona cara. Samuel, purtroppo, ha visto morire sua madre Gianna Costenaro l'11 maggio 2022. A causare la scomparsa della donna è stata una tremenda malattia, contratta per motivi di servizio. La mamma del ballerino, infatti, lavorava come operatrice sociosanitaria e proprio nel corso della sua professione pare abbia contratto la grave patologia che l'ha portata alla morte. Parlando del lutto che ha colpito la sua famiglia, Samuel ha svelato che, mentre maneggiava alcune provette di sangue, sua mamma è stata contagiata dall'epatite B, non lasciandole scampo. Gianna Costenaro aveva 63 anni e aveva ripreso gli studi da adulta, quando oramai suo figlio era grande. Simone stesso ha confessato. Lei fece tutto il percorso OS, studiò e si mise in discussione intorno ai 40 anni, io la supportai molto perché studiavo anche io. Tutto sulla famiglia di Samuel Perón. Molto spesso Samuel Perón ha raccontato del meraviglioso legame che hanno avuto i suoi genitori, Gianna Costenaro e Luciano Perón. Una vita insieme lunga ben 42 anni. Gianna e Luciano si erano conosciuti giovanissimi. Il loro primo incontro è avvenuto in una balera frequentata da entrambi perché appassionati di ballo. Samuel ha ereditato da mamma e papà la passione per il ballo. Nell'ammettere che la mamma era il fulcro della sua vita, Perón ha svelato che era la sua prima sostenitrice e che nella vita si era sacrificata tanto per lui. I miei ballavano, mia madre è sempre stata entusiasta di quello che ho fatto, la mia prima fan, la donna che mi ha spinto in tutto e per tutto. Anche lei avrebbe voluto farlo. Un giorno le chiesi, sei felice del tuo percorso di vita? Mi disse, no. Le chiesi perché, e mi disse che la sua ambizione era quella del mondo dello spettacolo. Ho capito lì che ha proiettato su di me quello che avrebbe voluto fare nella sua vita. Tante cose le ho fatte soprattutto per i miei genitori, come laurearmi in scienze motorie. Figlio unico, Samuel Perón è nato nel 1982, quando sua madre Gianna aveva appena 21 anni. Chi è suo padre? Alla morte di Gianna Costenaro di appena 63 anni, suo marito Luciano Perón è rimasto vedovo, dopo oltre 40 anni di vita insieme, contrassegnata da un grande amore. Legatissimo ai suoi genitori, Samuel continua a vedere in suo padre un punto di riferimento. Nel raccontare la bellezza del loro sentimento e di quanto il ballerino sia riconoscente, il ballerino ha confessato, «I miei genitori sono stati un bellissimo esempio, devo tantissimo a loro, perché hanno fatto tantissimi sacrifici e spero di ricompensarli nella maniera giusta». Moglie e figli di Samuel Perón. Samuel Perón è riuscito a formarsi una famiglia tutta sua, accanto alla donna che ama, Tania Bambaci. Dal 2013, infatti, il ballerino vive una splendida storia d'amore con l'attrice e modella finalista di Miss Italia 2010. Dal loro legame sentimentale, Tania e Simone sono diventati genitori di Leonardo, il loro primogenito nato il 21 ottobre 2022.